Con il candidato Miceli c'è una, come dire, una ricerca di collaborazione e quindi anche da parte di 5 Stelle che ci hanno cercato, così come anche con il PD, anche a livello regionale si sta dialogando. Io credo che il dialogo vada sempre privilegiato. È chiaro che ci sono delle priorità a Trapani che noi intendiamo affrontare, e parlo non di candidature, posizioni e quant'altro, perché non siamo alla ricerca di poltrone o di mettere bandierine, però ci sono delle priorità nella città di Trapani in modo particolare che vanno sicuramente affrontate. Penso al discorso inerente alle fognature, alla rete idrica, dove ci sono dei disagi notevoli che non possono più essere accettati, così come anche ad altri aspetti importanti che in questi anni non sono stati affrontati e che necessariamente devono vedere la città tornare protagonista rispetto a quello che è un quadro complessivo che sicuramente non ci può vedere soddisfatti, ma credo che complessivamente la cittadinanza non sia soddisfatta. Tesseramento che porterà poi alla nomina.